facciamo a tirar fuori una grappa a caso, senza guardare nomi, indirizzi, eccetera, ve la versiamo. Nel frattempo io cerco di andare a raggiungere il formaggio in modo da partire con un primo formaggio. Mi pare che ne abbiamo 6 diversi, quindi dovremmo andare bene. Secondo noi il Müller Thurgau è una bestia rara da distillare, nel senso che è di una incostanza totale, anno per anno è una roba difficile da tenere fermo. Degli anni ti dà dei risultati che sembra di distillare moscato, degli anni ti dà dei risultati che sembra di distillare l'erba del prato di casa, e quindi la cosa migliore è accettarlo così com'è, insomma. A livello di mercato invece questa è la cosa interessante, la gente risponde su Müller Thurgau o no? Cioè, di solito senti i produttori che ragionano in questa maniera: quando gli va bene la grappa diventa di vitigno e diventa molto ma molto interessante, quando invece non va bene, non serve neanche a puffarle le grappe di vitigno, tanto basta fare Mesedon, no? Tranne che tutte le tengono, e questa è la cosa molto interessante, no? Se non serve, perché la tieni? E la cosa andrebbe anche approfondita e discussa. Comunque ha un mercato discreto,
non un mercato grandissimo, è apprezzata a livello nazionale, a livello internazionale va in crisi totale perché risente del nome Müller-Thurgau, che purtroppo in Germania significa vino da tavola, punto e basta. La stessa cosa negli altri paesi all'estero, quindi se la porti all'estero basta tirargli via il nome e dargliene uno di fantasia e funziona perfettamente, se la porti in Italia lasciagli pure il nome. Questa è una riflessione pazza fatta dal sottoscritto perché mi piace farle. Il resto non so che dirvi, l'idea di fare questo abbinamento non so se ha funzionato o meno, comunque vi fa riflettere. C'è un ulteriore modo di assaggiare grappa, non solo abbinandola alla cioccolata, non solo a qualcosa di dolce, ma può essere anche un formaggio. Il prossimo idea, la prossima follia che faremo al Müller-Thurgau, beh, può essere di assaggiarla con le marmellate. La più difficile, marmellata di cipolle siciliana. Se voi dopo avete problemi, insomma, con la moglie, eccetera, è l'ideale. Perché non vi si avvicina più nessuno.